la 19enne Marianna Spagnoli, la zingaresta del 2019 di Canale d'Agordo, ossia la ragazza più bella del paese eletta nel corso della tradizionale festa in maschera, le cui origini risalgono al XVIII secolo e che l'omonimo comitato di Canale d'Agordo ha riproposto nel 2013. Ogni anno sempre meglio, oggi anche la giornata ci aiuta moltissimo, sempre più gente come potete vedere e noi siamo super contenti. Da 7 anni tiriamo avanti questa tradizione, per fortuna se no andrebbero perse e già noi da piccoli ci ricordavamo di questa manifestazione, di questa festa di carnevale e quindi per non dimenticarcela abbiamo voluto riproporla prima in una maniera più semplice, adesso piano piano un po' più complessa. La zingaresta è la ragazza più bella del paese che ogni anno viene scelta all'interno delle ragazze del paese come regina del carnevale. È il personaggio tipico del carnevale di Canale d'Agordo e unica personalità femminile guida nei carnevali del Bellunese. Secondo la tradizione, la zingaresta è vestita sfarzosamente con un bianco corsetto, una gonna pieghettata, fazzoletti colorati, nastri, collane, ciondoli, oggetti preziosi e fiori di carta ed in testa porta il cappello dei coscritti. Ai piedi calza gli scarpette, alle caviglie delle piccole sonagliere e in mano tiene un mazzo di fiori. Teatro dell'evento tutta la Valle del Bioys, con la sfilata partita da Falcade in direzione Caviola per giungere a Canale nella piazzetta di Tancon, davanti alla Casa delle Regole dove è stata eletta appunto la zingaresta di quest'anno. Sono onorata di essere la zingaresta quest'anno, in quanto è una bellissima manifestazione, divertente e soprattutto non me l'aspettavo di essere scelta tra un sacco di ragazze. Per me è molto importante mantenere le tradizioni in quanto nel futuro potranno vedere ciò che abbiamo fatto e poter magari seguire questo esempio e vedere come ci divertivamo una volta. Fra le varie attrazioni, infine, Piazza Papa Luciani ha ospitato il processo al carnevale. Il processo, celebrato dal Regio Tribunale di Canale, ha toccato diversi temi di attualità.